Da Firenze ad Auschwitz, andata e ritorno, per entrare direttamente nel cuore della storia. Per la nona volta dal 2002 il treno della memoria è partito dalla stazione del capoluogo toscano con i suoi 15 vagoni e oltre 750 studenti provenienti dalle scuole di tutta la regione. Quasi un giorno di viaggio, al termine del quale la comitiva raggiungerà la Polonia per visitare i luoghi simbolo dello sterminio nazista. L'importanza di questo viaggio sta proprio nel poter divulgare noi stessi un giorno la nostra esperienza a altri perché. Al momento abbiamo la fortuna di fare un viaggio accompagnati anche da dei testimoni oculari che ovviamente fra 20-30 anni non saranno più con noi per raccontarle. Tante le aspettative dei ragazzi che avranno l'occasione di vivere in prima persona quello che finora hanno letto soltanto sui libri di storia. Mi aspetto un'esperienza forte, e molto scioccante anche, e sperando che non si verifichi mai più una seconda volta. Intene sono anche alcuni dalle testimonianze insomma, di chi di, c'è stato, di, po sia opportuno e importante approfondire queste cose. E sono proprio i testimoni dell'Olocausto gli altri protagonisti di questo viaggio, dalle sorelle Andra e Tatiana Bucci, che accompagneranno fisicamente i ragazzi nei campi insieme a Marcello Martini e Vera Michelin Salomon, a Antonio Cesari, che ha portato il proprio saluto al binario ricordando la sua esperienza fianco a fianco con gli studenti nelle scorse edizioni del treno. Quando ci sono andato io e, e dicevano... Ma guarda che buono disgraziata qui e mi facevano a me, no, non sapia mia, chi ero io no. I ragazzi, accompagnati tra gli altri dall'assessore regionale Annalita Bramerini, arriveranno direttamente alla stazione di Oswiecim per visitare subito il campo di Birkenau. Quindi, nei giorni successivi, si recheranno anche ad Auschwitz 1 e al ghetto ebraico di Cracovia. Il ritorno a Firenze è previsto per la giornata di venerdì.